Buongiorno. Allora, oggi in teoria ci dimettono. Dico in teoria perché ancora non ho avuto l'ufficialità della cosa, però ieri mi hanno tutti gli infermieri, eccetera, mi hanno detto che era sicuro che uscivo oggi, quindi sto super euforica, non lo sa nessuno, a parte Antonio e qualcuno, diciamo così, a umma. La mia famiglia non lo sa perché voglio fare una sorpresa. Quindi riprenderò un po' tutto. Ci proviamo. Sono troppo contenta, raga. Sono emozionata e mi viene già da piangere, quindi cerco di resistere e vi aggiorno fra un po'. Adesso lui sta ancora dormendo. Dorme, dorme. Ha mangiato alle 6, adesso deve mangiare alle 9. Sono le 7. Io sto ancora a letto. Paparanzata, niente, mi sto godendo questi ultimi momenti perché poi sarà tutto un darsi da fare, insomma, nei prossimi giorni, perché comunque dobbiamo andare al comune, dobbiamo dichiararlo, mettere la pediatra, iniziare le visite, anche perché lui avrà bisogno di essere molto seguito, mettermi in contatto, credo, con l'associazione per la sindrome, e insomma, parecchie cosine da fare. Quindi un mondo tutto nuovo, però intanto mi voglio godere un attimino e rientro a casa e rilassarmi un pochettino. Si lamenta? Nulla, raga, ci aggiorniamo fra un po', sono troppo contenta. Allora, raga, ho appena telefonato a mia madre, ho fatto la videochiamata, che ho salutato Emma e ovviamente ho tenuto il segreto, no? Che lei sa che esco domani. Non oso immaginare quando ci vede. Secondo me mia madre sviene. Lo scopriremo. E nulla, raga. Adesso mi vado a vestire, così sistemo anche il pigiama, chiudo la valigia più o meno. Comunque ho già sistemato tutto. Adesso vi faccio anche vedere ultimi momenti. Allora, intanto fuori c'è un tempaccio bruttissimo, guardate, ma a me non mi interessa. Io lo imbapucco tutto, il bambino, e andiamo. Allora, questo è il cappottino mio che mi metterò dopo, e questa è la valigia che ho sistemato più o meno tutte le cose che erano rimaste fuori. Me la sono lasciata aperta, in modo che all'ultimo metto le altre cose. Poi qui ho messo i due cambi di brando perché gli va tutto grande in realtà. Io ho preso tutto di un mese, ma lui è troppo piccolo e le cose di un mese gli vanno enormi. Quindi ho questa qui di 0 e quest'altra della Kiko di 1, che comunque è piccolina. Quindi adesso vediamo se gli va bene questa, gli metto questa. Vabbè, poi ho lasciato la camicina della fortuna perché non l'ha mai indossato. Il quadrato per la macchina. Qua la sua valigia che devo chiudere. Il beauty case che voglio finire le ultime cose e poi chiudere. La mia borsa. E poi qui ci sta la busta delle cose sporche, insomma, le medicinali che ho usato in questo periodo, le scarpe e basta. Adesso operazione bagno nella speranza che sia libero. Andiamo a vedere. Raga, si spera, ultima colazione in ospedale. Latte orzo, formaggini, panini. Vabbè, ovviamente non è che mi mangio tutte queste cose. Io adesso queste li metto da parte. Poi biscottini, fette biscottate, marmellate, zucchero e posate. Oggi hanno abbondato. Raga, siamo stati dimessi e ci stiamo preparando. Complicatissimo perché sto cercando di non far capire a mia madre che era oggi, ma ho fatto una gaffa. Io ho detto che mi hanno dato i documenti da dare al pediatra, però sembrerebbe che non ha capito. Madò, scusate, ma mi devo aggiustare un po' i capelli. Sembrerebbe che non abbia capito. Ho detto no, che adesso mi hanno dato i documenti, mancano solo le dimissioni domani. Ho cercato di agguazzare un po' la cosa. Niente, raga, adesso prima tappa dovrei farla dal pediatra. Io adesso verso le 16 la telefono perché sta di pomeriggio. Ero convinta che oggi fosse lunedì, in realtà oggi è martedì. Perché mi hanno dato una cosa da consegnare. L'unica cosa che io ancora non l'ho dichiarato, perché stando qui non ho potuto farlo in quanto sono convivente. Non abbiamo diritti, no? Quindi non ha potuto dichiararlo solo Antonio. Quindi adesso la telefono, gli chiederò se può intanto dirmi che vitamina dargli, se no devo aspettare, non posso fare diversamente, insomma. E nulla, questo è tutto. Io adesso mi preparo, lo vesto e poi ve lo faccio vedere vestito. Eccolo qua, pronto per andare.
tutto azzurro. Sì, ok. Zero, ok. Allora stiamo andando. Ecco il pargolettino. Raga, finalmente fuori, non mi sembra vero. Stiamo per rientrare. Ovviamente sempre ancora tutto in segreto. Anche voi non sapete nulla in questo momento perché non posso mettere foto, niente del rientro perché nessuno dei miei sa niente, quindi adesso andiamo direttamente spediti a casa dei nonni a fare questa sorpresa. Ho chiamato già la pediatra, domani mattina alle 11 ho l'appuntamento, andrò a parlare con lei per la situazione. Poi vi racconterò tutto con molta calma, ci vediamo appena arrivo, vediamo la reazione. Lasciano sempre questi posti qua, voglio E lui ovviamente se la Procedi dorme. in direzione sud-est verso Oddio, se via dei riesco a Martini. mettere a fuoco, eccolo qua il patatino, sta dormendo. Raga, siamo arrivati e lui adesso ha fame, quindi corriamo dai nonni che deve fare la pappa. Finalmente, raga, non mi sembra vero. Adesso ovviamente sorpresa ai nonni e poi dopo si va a casa. E stasera pizza, ovviamente. Raga, siamo arrivati, stiamo salendo. Ho preso un regalo ad Emma. Nulla, andiamo. Sì, è tuo. Te l'ha portato la mamma. Sei contenta? È per te. Sei contenta? Bello. Piano. Ti sono mancata? Anche tu, amore mio. È tuo, ti piace? Sì. Hai visto? Non è piccolo. Ma se non lo tocchi in testa, capito? Sei contenta, amore? Sì? Non volevo allora che venivo. Che non c'è senza la mamma e senza Ha cucù. finito? Ancora no, amore. Siamo arrivati a casa. Questo è il fiocco che ha fatto mia sorella, bellissimo. Ma come ti senti? Emozionata. Sei contenta che siamo tornate? Tornati? Sì? Lui se la dorme. Ma quanto è bello sto sacco nascita. Bello caldo pure. Sto ridendo. Questo è l'altro fiocco che ho fatto io. Il pigiametto, siamo a casa. Siamo a casa, amore, siamo a casa, amore. Ehi, nella tua culla stai. Sì, finalmente. Finalmente. Oh, Allora, raga, ce l'abbiamo fatta, ci siamo sistemati per la notte. Emma, ciao. Lui sta nella sua culletta, Emma nella culla. Io per ora vi saluto. Non ho ripreso tutto perché sono stanca. Poi stava mia madre, mia sorella. Insomma, è stato tutto un attimo di abituarsi. Sì, amore, stenditi a mamma, stenditi. Emma sta molto eufonica, quindi non so se dormiremo stanotte, speriamo di sì. Io sono stremata, quindi adesso mi butto a letto e domani si pensa, anche perché domani sarà una giornatina di fuoco perché dobbiamo andare al comune e fare tante altre cose. Vi auguro una dolce notte e a domani. Ciao!